Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da una cantatrice bravissima. È con noi Rosario Pilar. Ciao! Ciao Furio, tutto bene? Come stai, Rosario? È un gran piacere parlare con te. Anche per me, grazie. Allora, grazie mille. Tu sei in promozione con un brano bellissimo, Como Enredadera. Dai, spiegaci che significa e portaci dentro questo bel brano. Allora, si traduce come l'edera, che sarebbe quella pianta che cresce, 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 e sarebbe una metafora delle donne. Mm-hmm. E questa l'ho lanciata per la data della donna, no? Uh-huh. E quindi come un omaggio a tutte le donne che mi hanno aiutato nella mia vita, e pure quelle che ho letto, no? E ovviamente pure mia mamma e le persone che sono nella mia vita, però pure quelle donne che hanno fatto storia, e quindi parla di questa della emancipazione femminile, eppure parlo del colore viola. Uh-huh. che viene collegato con il movimento, e che questa passionaria, la passiflora, uh-huh, è a questo colore. Quindi mi sembrava molto, è una caratteristica molto importante. E dico che no, per esempio, ovviamente non stanno in un vaso l'edera, stanno dappertutto, e che niente la possono fermare, no? A questa pianta. Assolutamente. In questo caso, sì. Noi. Sì. Come voi donne, non vi ferma nessuno. Giusto. Rosario. I social, come prendono una cantautrice che fa musica comunque impegnata come te? Allora, ovviamente Spotify è molto importante, YouTube pure, fare videoclip, questa canzone ha un videoclip molto carino, ve l'ho fatto nella mia provincia, in La Pampa, uh-huh, e pure con tutte le donne che stavo dicendo prima, ci sono molte amiche, e pure c'è la mia mamma in questo video. E poi c'è pure TikTok, che si può usare più per parlare della mia vita personale o condividere. Per esempio, ho fatto un video, questo è in spagnolo, però sicuramente poi farò pure in italiano o in inglese. E ho parlato di come ho scritto un altro brano, che è nato da un'esperienza personale, che si chiama No te reconoceré, non, uh-huh, ti riconoscerò. Uh-huh. E poi c'è l'Instagram, che pure direi una cosa più personale, e condivido sempre la mia musica, tutti i miei progetti, o se sono da qualche parte, poi in questo momento che sono a Roma, e faccio sapere lì tutta la mia informazione, sì. Cosa ti aspetti dalla musica? Allora, che bella domanda. Tante cose, sì. Prima di tutto crescere con la musica, e incontrarmi con persone nuove, musicisti, sviluppare, no, il conoscimento, la, uh-huh, conoscenza. Uh-huh. E poi cantare dal vivo. Mi piace tanto e vorrei farlo di più. E c'è pure un progetto che verrà, uh-huh, prossimamente in, uh-huh, inglese e in spagnolo, quindi forse quello aprirà più porte. E, sì, veramente vorrei fare di tutto, viaggiare, stare dappertutto, condividere con la gente. La tua musica, Rosario? Sì. Pure un po' della musica di Latinoamerica, no? Che magari è un po' difficile di farla conoscere, no? Certo, e tu provi a fare anche questo. Sì. Allora, Rosario, ti dico grazie mille per questa chiacchierata. Grazie mille a te, è stato bellissimo. E noi vi lasciamo al brano Como Enredadera. Ciao! Ciao. Somos como enredadera,
con nuestras flores violetas, como toda pasionaria no cabemos en maceta. Somos como enredadera, como enredadera. Como toda pasionaria no cabemos en maceta. Nuestros pies tocan el suelo y nuestros ojos el cielo. Siempre junto a ese anhelo, siendo firmes y con vuelo. En las heladas extremas no existe ningún problema. Fácil nos regeneramos, rápido nos levantamos. Somos como enredadera con nuestras flores violetas. Como toda pasionaria no cabemos en maceta. Somos como enredadera, como enredadera. Como toda pasionaria no cabemos en maceta. Nos guiamos por mentoras para crecer sin demora. No hace efecto el veneno, es un viaje externo, interno. Y a su modo van creciendo, nadie les dice cómo ser. Ellas solo van huyendo desde el largo y pesante ayer. Somos como enredadera con nuestras flores violetas.